In questi giorni stiamo incontrando tanti personaggi che ci stanno raccontando tanti aspetti della vita di Alessandro Giorgi, della sua poliedricità, del suo eclettismo. E due aggettivi tornano in continuazione: generosa, lei verso gli altri, e un sostantivo, diffidente, diffidenza degli altri verso di lei. Degli altri verso Verso di lei. lei. Allora, tu, Alessandra, hai conosciuto Alessandro Giorgi e ricordiamo anche che con tuo marito Tullio Sì. Kesic, che è stato forse il più grande critico cinematografico italiano, quindi hai anche una notevole memoria, immagino, del suo passato cinematografico. Cosa ci puoi raccontare, per esempio, nel rapporto Alessandro Giorgi e il cinema? Beh, direi una cosa, di primo acchito penserei proprio a Elsa De Giorgi come più alla figura di una letterata, di una persona legata alla letteratura e alla cultura che allo specifico del cinema. Però devo dire che oltre al fatto che la sua attività è stata molto lunga negli anni del fascismo, diciamo dal 1933 quando è esordito fino al 1946-47, il suo ingresso nel cinema in realtà è il suo ingresso nella realtà romana, quindi è molto interessante, stavo riflettendo, il fatto intanto che lei comincia a fare cinema nella Cines diretta che ha la direzione artistica di Emilio Cecchi, quindi un letterato prestato al cinema. Tra l'altro nella Cines di quel momento lavorano Carlo Levi, Malipiero, una serie di soldati stesso, quindi una serie di intellettuali che costituiscono un gruppo, diciamo, molto interessante e non a caso la Cines di Cecchi di quel periodo è stata definita la legione straniera degli intellettuali italiani. Che è una definizione che è abbastanza significativa. Uno del fatto che il cinema in realtà è una terra un po' all'atere del mondo della cultura, eccetera, soprattutto in quel periodo. E nello stesso tempo però indica la vivacità di quel momento. Quindi lei entra, tra l'altro, proprio sotto le ali di Cecchi, con un film, T'amerò sempre, che è un film non solo firmato da Camerini, che in realtà è uno dei grandi del nostro cinema, ma è anche un film in qualche modo, potremmo dire, pre-neorealista, perché intanto racconta una storia di una ragazza che diventa madre perché seduta da un tipo poco raccomandabile, che naturalmente è omaggiato, ricco, eccetera. E poi viene sposata da un modesto impiegato, un travè che è interpretato da Besozzi. Quindi intanto c'è un discorso anche sociale nel film, per cui all'inizio, per esempio, lei partorisce al policlinico e in questo policlinico reinventato in studio le donne, le ricordo, questo me l'ha raccontato proprio Elsa. Che stavano lì intorno nella camerata erano state prese dal mercato, insomma, erano delle donne del popolo veramente, quindi c'era quest'aria molto, molto vera, diciamo, per essere un film dell'epoca cosiddetta dei telefoni bianchi. E poi c'è questa, come dire, ottica socialista per cui il modesto, piccolo impiegato, timido, eccetera, in realtà è il salvatore. È l'uomo senza pregiudizi, è l'uomo che si assume le responsabilità. Insomma, quindi è un film molto importante e determina l'arrivo di Elsa a Roma e anche subito l'incontro con non solo Camerini, ma anche appunto con Cecchi che è uno come dire, delle figure del mondo letterario romano che contano. Quindi direi che è un battesimo che comprende un po' poi tutto il futuro, se vogliamo, di Elsa De Giorgi. Rispetto sempre a questo esordio, lei è stata scelta per la sua bellezza e per il fatto che era una figura ancora virginea, di ragazza
era una liceale, tra l'altro lei, questo te l'avranno detto ovviamente, era di una buona famiglia, nobile, eccetera, quindi è inutile che spieghiamo queste cose, e quindi anche un gesto un po' spregiudicato quello di fare del cinema a quell'età perché non era ancora maggiorenne, doveva avere 18-19 anni. Guarda, oggi Bianca Gallan, per esempio, ci raccontava come appunto ci fosse grande diffidenza rispetto alla figura della contessa, riferendosi a De Giorgi, che appunto voleva far teatro, quindi veniva presa come un po' un'abusiva da parte dei grandi della professione. E quindi ancora una volta diffidenza, e questa diffidenza l'ha accompagnata per tanti anni. Tu l'hai conosciuta negli anni 70-80, mi No, sbaglio? io negli anni 90 90 proprio, addirittura. sì, fine anni 80, diciamo, negli ultimi 10 anni della sua vita l'ho vista, insomma, non dico spesso, però varie volte l'anno, Chi ecco. frequentava questa galleria di Gero Fauro? Come riusciva a Ma mettere guarda, in quando l'ho conosciuta contatto io le non era via persone? Ruggero Ah, Fauro, era era già. già via Villada, mi pare si Sì. chiami, perché non mi ricordo, un piano terra. Guarda, io penso che tutto si legava sulla sua personalità, perché tu hai detto prima tutti dicono generose. In effetti, Elsa De Giorgi era una donna solare e generosa, senz'altro. Aveva un lato, questo mi ricollega alla diffidenza, narcisistico, diciamo, e anche esibizionistico, questo si attiene bene al lato attrice, poi, che però era riscattato ampiamente da due fattori, secondo me. Uno, dalla sua ingenuità, cioè era una donna che era narcisista per temperamento, non so come dirti, non c'era nessuna malizia nel suo Non per calcolo. esibirsi, non c'era nessun calcolo, era un'espressione. Anche, diciamo, da parte di una donna che poi aveva tanto senso critico, anche abbastanza disarmata, ecco, in un certo senso. E poi invece proprio dalla sua intelligenza, perché, beh, pur essendo, appunto, avendo questo lato, per cui anche nei libri si vede, quando parla di sé in terza persona, no? Dice delle cose, non so, la narice tremenda, adesso non mi ricordo, insomma, ha delle espressioni che possono far sorridere da un certo punto di vista. Però lei è sempre molto serena nei giudizi, per esempio, sulle altre donne, sulle altre attrici, a parte la sua amicizia enorme per rimanere Magnani. in campo di cinema per la Magnani, per la Valli, per esempio, il suo affetto e la sua ammirazione per la Valli, io non l'ho mai sentita esprimere un giudizio su qualcuno che non fosse motivato dall'intelligenza, non l'ho mai sentito, come dire, dei personalismi o delle invidie o dei paragoni, era in questo senso assolutamente. Ma e com'erano queste cene? Raccontaci un po' Queste cosa succedeva cene in queste cene erano, il beh, giovedì non sera. succedeva nulla, erano delle cene molto simpatiche perché non c'era nessuna convenzionalità, intanto non c'era un tavolo, era un salotto, il suo salotto con i quadri, lei è stata Ritratti. immortalata, i suoi ritratti, intanto si vedono i suoi ritratti, non i quadri, immortalata da vari pittori. Una libreria enorme lungo tutta una parete che aveva anche libri di teatro molto preziosi, antichi, insomma, una libreria importante. E poi c'erano questi divani, cuscinoni appoggiati per terra, si entrava, c'era la porta semiaperta, era un pianterreno e si confluiva in mezzo a persone che stavano in piedi, stavano sedute, mangiavano, c'era un tavolino rettangolare, mi sembra, dove venivano portate le vivande dalla cucina, non c'erano camerieri, guanti bianchi o cose di questo genere,
E c'era un po' di gente di teatro, c'era un po' di gente, non so, del mondo letterario, poetico, critici. Era come se potesse entrare chi passava in un certo senso e sapeva che c'era questa cosa. Ma di cosa si parlava? Dell'attualità, degli spettacoli che in quel momento erano in Sì, scena, degli beh. artisti che in quel momento avevano fatto una scelta piuttosto che un'altra. Sì, sai, si formavano come sempre succede, Gruppi, dei nuovi gruppi, dei capannelli. capannelli, per cui c'era sia la chiacchiera banale, tipo non so che buono questa bacca, perché poi c'erano degli arrosti, di solito era una cucina un po' umbro, d'Italia centrale, insomma, con degli, insomma, abbastanza rustica, non era una cosa tipo, però champagne, cioè era una donna. Accogliente, come dire, e non aveva, non c'era nulla di impiccato, come dire, in queste riunioni, per cui si parlava di cose, se vuoi, triviali, però essendo il tono della padrona di casa, un tono, lei aveva sempre, parlava sempre di arte, parlava sempre di. O del passato o del presente, era sempre attentissima a tutto quello che succedeva, quindi diciamo che senz'altro il tono era più alto che diciamo banale, però non c'era un'aria da salotto intellettualistico, proprio perché c'era un miscuglio di gente di spettacolo e di gente anche di poesia, anche dei letterati schivi come Pecora, che poi era veramente, credo sia fosse uno dei suoi più grandi amici. Ma in un suo libro, per esempio, lei racconta di aver molto insistito con la Magnani perché la Magnani conoscesse Pasolini vincendo le diffidenze che la Magnani aveva all'inizio per Pasolini. Quindi di essere stata lei in qualche modo pronuma di questo incontro. Ti risulta? Questo non lo so, però può essere benissimo, perché sicuramente essendo una persona che stava a cavallo di molti ambienti, e con Pasolini poi tra l'altro lei aveva un'amicizia, cioè, oltretutto appunto non a caso appare nel suo ultimo film, Salò, Salò. che è stato quasi l'ultimo film anche della De Giorgi, veniva dopo una serie di anni di assenza dallo schermo tra l'altro, ma la sua caratteristica era proprio questa, di essere molto legata all'ambiente letterario, all'ambiente dei pittori, all'ambiente dei musicisti, quindi era una persona che poteva collegare tranquillamente, poi siccome aveva tenuto uno dei salotti, diciamo, di Roma anche a partire da quando aveva la casa appunto di Giorgio Gianfauro Fauro, prima dell'epoca fascista, in diciamo, epoca fascista, dove eccetera. faceva parte della fronda antifascista. Antifascista, quindi anche una donna che poi lei è sempre appunto è stata un antifascista non dell'ultimo momento, era un antifascista di partenza, insomma, della prima ora, quindi legata quindi anche a personaggi politici, insomma, era una persona che con molta generosità e molta apertura riuniva tanti, tanti mondi diversi. E questo eclettismo, secondo me, le ha nuociuto rispetto alla sua immagine, questo suo essere in qualche modo in tanti mondi e non in uno solo. Ma sai, io penso che lei forse non aveva delle doti artistiche tali che hanno potuto fare di lei, che ne so, una regista di teatro come avrebbe voluto, o una regista di cinema. Lei ha fatto un tentativo anche di regia di cinema, che poi era una cosa di teatro, una dell'Audi Umbre, credo, portate, quindi che non ha avuto nessun seguito, diciamo. E come attrice, forse se fosse stata adoperata meglio invece che un po' utilizzata secondo il cliché della bella donna, eccetera, forse maturando avrebbe potuto dare, però credo che su specifico forse fosse proprio la sua personalità. Allora, in questo senso, direi che forse non è penalizzata da questo, forse è proprio la sua ricchezza, quella di essere una donna
di talento, se non di un talento che ha espresso, se vuoi, nella vita, anche nelle Quindi occasioni che ha creato agli altri di contatti. In fondo questi salotti, diciamo, che possono essere considerati anche, diciamo, un po' come il luogo delle, adesso dico una cosa eccessiva, delle preziose edicole romane, roba del genere. In realtà sono stati molto importanti perché hanno permesso degli scambi, secondo me, molto proficui per la cultura. da qui E il l'importanza di quei fatto suoi due libri di memorialistica, in qualche modo di quei suoi due e ari infatti basta leggere quelli dove ci sono coetanei. delle pagine, l'eredità continua buona cosa, ci sono delle pagine che sono molto belle e delle notizie, belle quasi letterariamente, secondo me, e anche delle notizie, degli affreschi, diciamo, di società che sono importanti. Quindi io direi che già aver fatto questo nella vita, beh, insomma, è un risultato, chiamiamolo artistico e culturale, importante, Certo. direi. E tu hai un ricordo, per esempio, del rapporto Tullio-Elsa De Giorgi? Ma era un rapporto, direi, affettuoso, il rapporto fra... Erano come... non, devo dirti, non so se si erano molto frequentati prima Degli anni '90, degli anni quando tu... 90, quando io e Tullio eravamo sposati e l'abbiamo... Però c'era come... Era come una persona con cui lei era molto naturale, si poteva confidare, poteva essere molto se stessa. Mi ricordo, l'ultimo ricordo che ho è quando è venuta a Locarno, evidentemente ci sarà stata una cosa, mettiamo, siamo passati i fini camerini o cose di questo genere. E siamo stati insieme 2 giorni e mi ricordo che l'abbiamo portata a mangiare, è un ricordo stupido, però è molto carino. L'abbiamo portata a mangiare in un posto dove facevano del riso con la frutta e il curry, una cosa indiana. E la felicità di Elsa di essere invitata in questo posto di mangiare questa cosa che trovava squisita e che non aveva mai mangiato, questa novità, eccetera. Era un entusiasmo da bambina in un certo senso, alla tenera età di... alla tenera età di dunque oltre 85 anni, Quindi insomma, una verso continua la capacità di fine, stupirsi, una grande curiosità. una grande curiosità, una grande anche semplicità in sostanza. E una continua, infatti, Pesavano in lei, per esempio, le sue origini nobili, il suo pienamente. rapporto con Contini, con il Guarda, Fiano secondo Contini della me Corsa. era una donna che si vedeva che nel modo di parlare era una donna che poteva essere anche volendo imperiosa, assumere anche e aveva dei modi molto eleganti, insomma, era una donna, però sempre. Però il fondo, diciamo, umano, forse anche per questo con Tullio stavano molto bene insieme, perché erano due persone che non facevano pesare sul piatto certe accademie, origini o cose, e sapevano, come dire, avevano un grande senso di essere stati testimoni di qualcosa e dell'importanza di testimonianza che portavano. Enzo, per esempio, non a caso ha scritto questi libri, insomma, era una donna che aveva una grande memoria, un grande senso dei grandi che aveva incontrato, nonostante, ecco, appunto, questo narcisismo, eccetera, era una persona che sentiva il valore della vita attraverso anche queste figure importanti e il valore di se stessa attraverso queste figure importanti. Quindi io direi Una testimone in qualche una modo, come che testimone voleva portare, conservare la memoria e trasmetterla esatto, ad e altri. trasmetterle. Questa è una cosa molto importante, molto anche questa preziosa, perché non solo non tutti hanno la fortuna o la capacità di mettere insieme degli incontri. Moravia, Di Pasolini, Moravia, così Calvino, appunto, esatto, di Sevi. mettere insieme tutto questo, ma anche la capacità poi di raccontarlo,
di ricordarlo nel modo giusto, di non essere un testimone passivo, ma di essere, di fargli vivere certe cose, ecco. Infatti io l'ho frequentata nel periodo in cui ormai il suo salotto non era più quello, ovviamente, anche perché molte persone erano scomparse o comunque troppo vecchie o roba di questo genere, però sappiamo che dagli anni 90 in poi c'è stato un declino tremendo della... Quindi la Però... diffidenza era verso la mancanza di rigore e di unicità della scelta, se vuoi. La diffidenza degli Gli altri. altri. Può darsi, non so, sai, poi io non c'è, è un Non l'avevi, sentimento non che l'ha provato. non ho provato, quindi non potrei adesso dirti, non l'ho provato perché secondo me quando una persona al di là del suo ruolo trasmette un calore umano, come posso dire, una passione, Mi ha molto ecco. colpito oggi una testimonianza, per esempio, che mi ha raccolto di Francesca e Maria Teresa Benedetti, che ricordavano come lei sia morta in una corsia d'ospedale, attorniata da persone di rango semplicissimo, quindi sia morta povera in qualche modo, senza più i mezzi e i fasi del passato, ma senza nessun, come dire, fastidio di questa condizione. E mi ha abbastanza colpito questa testimonianza, cioè in qualche modo la serenità di un percorso di vita in cui, avendo conosciuto i fasti, i grandi Certo, fasti del grandi passato, veramente. ricordiamone coetanei, il mondo che descrive, da Paolini a tutto il mondo di Sandrino Contini Bonaccorsi, Certo. tutto il grande cinema italiano, era poi appunto scenata in questa dimensione privata senza però mai far pesare agli altri questa cosa. Sì, lo capisco, cioè mi torna, ecco, rispetto a... All'idea che mi sono fatta frequentandola di Elsa De Giorgi. E una memoria cinematografica precisa sua, pure come hai detto, un ruolo che ti ricordi, Ma questo di Camerini, forse, questo questo che di, citavi prima. esatto, questo di Camerini senz'altro, anche perché poi ci sono tutti gli aneddoti legati a questo esordio, il fatto che lei non riusciva a piangere, c'era Camerini che le aveva raccontato che le, come si dice, torceva il piede per farla piangere perché lei non ci riusciva assolutamente. Quindi a un certo punto lei se n'è andata dal set disperata perché c'era una situazione di tensione. È stato lì che ha incrociato poi Cecchi che passava sul set e che le ha detto con accento toscano, non so imitare la parlata toscana, non si preoccupi, loro pensano che è una cosa semplice mettersi a piangere così, ma che l'aveva rincuorata e lei l'aveva visto come una figura paterna, e poi da lì è entrato nella vita di Cecchi, è diventato, infatti, il amico, l'hanno conosciuta benissimo, frequentata moltissimo. Emilio Cecchi e Leonetta Piraccini, ma anche Suso, tra l'altro Suso era coetanea di Elsa De Giorgi. Nei diari di Leonetta ci sono molti aneddoti, insomma, ogni tanto entra in scena perché i diari che Leonetta Piraccini Leonetta tenne Cecchi con Tiraccini. Diego dal 14 fino alla fine della sua vita, ogni tanto arriva, non so, a pranzo Elsa De Giorgi con delle preoccupazioni, metti quando è scomparso Sandrino, buona cosa, eccetera. E il tono di Leonetta certe volte è divertito perché appunto lei è sempre molto drammatica, è sempre un personaggio, però c'è una stima di fondo sempre. Per esempio Emilio, libro dei coetanei, cioè, dico voce privata questa, quindi non quella, ne parla bene così, quindi insomma poi ha conquistato Verdini, insomma sarà una donna che ha Qualche attù, qualche valore qualche oltre alla show, sua bellezza certo. fisica, no? Qualche cosa ce l'aveva. Bene, molte grazie Alessandro Levantesi.